è il simbolo britannico per eccellenza e non sembra conoscere la crisi. Con 3.538 macchine vendute nel 2011, la Rolls-Royce, di proprietà del gruppo tedesco BMW, ha annunciato una crescita delle vendite del 31% rispetto al 2010. Lo ha riferito la stessa casa inglese, spiegando che se l'incremento risulta più debole rispetto a quello precedente, il 2011 è comunque da definirsi un anno straordinario che supera il record toccato nel 1978 di 3.347 auto vendute. Cina, Stati Uniti e Medio Oriente restano i principali mercati per l'azienda, con aumenti del volume di affari dal 20 al 47%. Bene le cose anche in Inghilterra, dove l'auto di lusso più amata dalla casa reale ha visto un'intensificazione delle vendite pari al 30%. La tendenza che vede i beni di lusso non solo non risentire della crisi internazionale, ma addirittura registrare un incremento nelle operazioni di mercato, sembra essere confermata anche dai dati resi noti dalla principale concorrente della Rolls-Royce, la Bentley, che ha annunciato di aver venduto 7.003 automobili nel 2011, facendo registrare un aumento del 37% e riportando i livelli di commercializzazione a quelli pre-crisi.